rilassante del canale. Questa sera, come potete vedere, sono insieme a Devi, perché tra non molto assaggeremo un altro piatto tipico mauriziano. Eccolo qua. Questi sfiziosissimi fagottini, fatti con acqua, farina e sale, si chiamano samosa e solitamente sono ripieni con spezie e ingredienti freschi. In questi di stasera troviamo curry, patate, piselli e tonno. Ad accompagnare questo piatto, che solitamente viene consumato come antipasto, correggimi se sbaglio, abbiamo queste salse. La barbecue, non so se si vede, ed un classico ketchup. Non inclino molto per evitare di rovesciare sul tavolo. Oltre a queste salse, per completare, abbiamo deciso di portare due ottime birre artigianali italiane. Eccole qua. Adesso mettetevi comodi, indossate le cuffie e godetevi questo speciale assaggio. Bene ragazzi, eccoci tornati. Prima di cominciare con l'assaggio, un appunto sulle birre. Le birre in questione sono le Zidor. Le avete viste poco fa? La Zidor è una birra Pils italiana. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Luppoli utilizzati: perle di Saaz. Birra a bassa fermentazione, gradazione alcolica 5,2%. Adesso possiamo cominciare. Stappiamo le birre, o meglio, apriamo le lattine. La prima è per Devi. Queste per Devi, prego. Adesso vado ad aprire la mia. Abbastanza persistente, facciamo così che viene meglio. Un primo sorso. Si beve facilmente. Andiamo al primo morso di samosa. Mangio io.
questi come antipasto sono veramente una cosa eccezionale, ragazzi. Si mangiano ad una velocità supersonica, vero? Infatti. Questo lo intingo nel ketchup. E ve lo faccio vedere pure. Ecco qua. Guardate il ripieno, si vedono di più i pisellini, però ci sono anche le patate, il tonno e il curry. Vado a sorseggiare ancora un po' di birra. È buona, è buona. Si beve con facilità questa birra, non è pesante. Sì, è veramente buono. Volevo dire una cosa, abbiamo dimenticato di dire che ovviamente sono fritti. Sì, giusto. Ovviamente sono fritti, ragazzi, questo lo dobbiamo dire. E questi samosa qui, diciamo, in Italia non sono usuali perché sono dei piatti mauriziani, ma da quando loro mauriziani li hanno portati, li consumiamo anche noi, soprattutto nei periodi delle festività. E a questo punto io ne prendo un altro e lo intingo nella salsa barbecue, che mi piace di più rispetto al ketchup. A te piace di più il ketchup, vero? Sì, tanto. No, a te piace la barbecue. La salsa barbecue, sì. Ecco, già avevo dimenticato. Però veramente si mangiano con piccante, sono tanti che lo mangiano con salsa piccante. Ah sì, vabbè, sì, alle Mauritius molti lo mangiano con la salsa piccante. Vabbè dai, anche se avremmo potuto mangiarli pure noi con la salsa piccante, non lo abbiamo fatto perché non ce l'avevamo. Abbiamo utilizzato la barbecue e il ketchup. Sono un po' insolite come salse da consumare con questi samosa, però va bene così per questa sera. Scusate, volevo dire.
lo sai pure, ho fatto dei video dove ho fatto ascoltare i rumori molesti che ci sono senza fare tagli, o quantomeno facendo dei tagli in alcuni punti specifici. Ecco, ad esempio, per ora, non so se riuscite a sentire, si sentono dei passi al piano di sopra. C'è qualcuno che cammina e si sentono i passi sul pavimento. È inevitabile, ragazzi. Ci vorrebbe una camera totalmente insonorizzata per evitare questi fastidi, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Pazienza, ragazzi, pazienza, tanta, tanta pazienza. Continuiamo con l'assaggio. Altro triangolino di samosa. Questa volta l'ho intinto, si può dire, non lo so, forse sì, forse no, comunque l'ho inzuppato, ecco, nel ketchup. Spiega un po' cos'è questo saggini. Si fa con pomodoro, coriandolo, si dice. Coriandolo, pomodoro, coriandolo. E un pizzico di sale. Ah, e poi e viene schiacciato? Sì. Ho capito. Frullato, diciamo. Viene frullato. È una salsetta, diciamo, con pomodoro, coriandolo e sale. E sale. Molto semplice. Sì, ripeto, è molto buona, si beve facilmente, non è una di quelle birre un po' pesanti, è abbastanza leggera, anche a livello di gradazione alcolica, ecco, abbiamo detto che è 5,2, sì, medio come una birra media, come gradazione alcolica. Sorsi. Di solito Devi è più veloce di me, ma oggi siamo più o meno pari. Si può dire che siamo pari. Un po' di schiuma c'è ancora. Infatti. Comunque, ragazzi, birra artigianale, di solito le birre artigianali non sono filtrate, sì. Questa è la Zidor, abbiamo detto. Sì. Fatta con i luppoli Saaz. Un ultimo triangolino di samosa intinto nella salsa barbecue. Ecco qua. Giusto, bello croccante.
stesso livello, ecco.